Buongiorno ragazzi, allora oggi ci piaceva il numero 20, quindi abbiamo un bel AMRAP 20 di 20 VWAPS, 20 dumbbell snatch, 20 lateral burpees, 20 dumbbell incline and jets, ok? Quindi alterniamo un esercizio di ginnastica e un esercizio di pesistica, proprio i due esercizi principali riguardo la pesistica, e l'unico esercizio magari che abbiamo bisogno di guardare è il VWAP. Ok, tutti gli altri conoscete benissimo. Il VWAP durante il riscaldamento si scalda con il tuck up, ok? E eventualmente, se non riuscite a fare il VWAP, rimaniamo con il tuck up anche nel WOD. E quindi vi faccio vedere prima questi due movimenti VWAP. Quindi il tuck up è questo. Parto da posizione di relax, salgo contemporaneamente con il busto e con le gambe e vado a toccare il tallone e torno giù. Questo è un tuck-up. Il pull-up è stesso identico movimento, però le gambe le tengo dritte e quindi vado a toccare le punte dei piedi. Ok? Se avete problemi di mobilità tipo me, avete visto leggermente piegato il ginocchio, ok? Se invece non avete problemi di mobilità, tenetele dritte le gambe. Ok, allora, cosa faccio? Il warm up? Faccio due round di 8 deadlift, singolo braccio, alterno sempre, 8 sit up regolari e 8 indo push up regolari. Poi faccio due round appunto di 6 tuck up, 6 dumbbell high pulls, sempre alternando braccio destro e braccio sinistro, 6 down and up, che è il burpees senza il push up e senza il salto, 6 dumbbell cleans, intesi come 3 a destra e 3 a sinistra, hang cleans, ok? Non ci abbiamo scritto, quindi partiamo da dentro le cosce, ok? Clean questo qua, prima stendo, poi vado a fare questo movimento. Poi 6 dumbbell push jerk, intesi come 3 destra, 3 sinistra, come sempre il jerk lo faccio solo se mi viene bene il movimento, se no faccio il push press. Poi faccio direttamente due round, simili a quelli che saranno nel WOD, di 4 VWAPs o tuck up se non riusciamo a toccarci le punte dei piedi, 4 dumbbell snatch sempre alternati, 4 burpees e 4 dumbbell incline and jerks, questi due sinistra, due destra, ok? L'unica cosa da dire, ricordatevi, è che i dumbbell snatch sono sempre alternati, i dumbbell incline and jerk invece si alternano ogni 5 ripetizioni, quindi faccio 5 sinistra, 5 destra, 5 sinistra, 5 destra. E come suggerimento vi direi VWAP di dividerle in 2 o 3 serie, gli snatch di dividerle in 2 serie da 10, lateral burpees di andare piano però andare costanti. Mi raccomando, quando faccio il lateral burpees voglio saltare sopra il dumbbell e non dietro il dumbbell. E questi magari faccio 5 sinistra, 5 destra, poi appoggio a terra e poi faccio di nuovo 5 sinistra, 5 destra. Come extra work abbiamo un super tabacone, ok? Quindi 24 serie di 20 secondi di lavoro, 10 secondi di recupero, dove alterno sempre, quindi abbiamo solo 10 secondi per cambiare esercizio, per cui siamo veloci, ok? Fra i seguenti: weighted sit-ups, quindi se avete un posto in cui ancorare i piedi, qualunque posto del mondo, mi ancoro i piedi, ok? E faccio questo movimento qua. Mi raccomando, teniamolo sulle spalle e non sulla pancia, ok? Se non riesco ad ancorare i piedi da nessuna parte, si può fare anche a corpo libero, è un pochino più difficile, semplicemente faremo meno ripetizioni. Bene, se proprio non riuscite a tirarvi su, provate con qualche peso, tipo la solita tassa d'acqua, le bottiglie d'acqua, quello che vi pare, insomma, per fare un esercizio un po' più complesso del semplice sit-up. Inizio un esercizio sopra il single arm floor press, visto che li faremo 8 volte di esercizio, questo alterniamo sempre, un round faccio tutto destra, un round dopo tutto sinistra. Ok, quindi metto a terra e faccio questa sfida verticale. Se avete la fortuna di avere un oggetto simile a una panca che vi permette quindi di andare più in basso col braccio e non semplicemente al parallelo ma più in basso, usatela. Se non avete, che ne so, anche un oggetto di questo tipo, lo posso usare, okay? Se ho una sorta di buff, cosa del genere, mi metto così e faccio la spinta con tutto il range del movimento, meglio
se proprio non avete nulla lo facciamo a te. Bulgarian split squat, sgabellino, quello che vi pare, e il movimento è questo. Poggio il piede dietro e vado giù quanto riesco, se riesco fino a toccare terra lo ginocchio meglio, e risalgo, ok? Questo facciamo come il single arm floor press, visto l'intervallo dura solo 20 secondi, tutta una gamba al primo intervallo, tutta l'altra gamba al secondo intervallo. Se mi riesce bene il movimento, posso anche lì utilizzare il dumbbell, lo tengo in mano sulla spalla dove mi pare, per aggiungere ulteriore incremento, ok? Quindi facciamo primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e via dicendo, ok? Per 24 serie totali. Ciao!